Oggi la liturgia ci porta molto più in alto. La lettera agli ebrei ci ha in qualche modo dischiuso le porte. Dio non usa linguaggi standard, non usa il linguaggio digitale, non usa il linguaggio dei social network. Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato, per mezzo dei profeti, rifiutati, perseguitati, uccisi, perché guardavano Dio e annunciavano tempi futuri. Erano troppo prematuri per la mentalità e le attese del popolo. Il profeta guarda sempre avanti e non è gradito, perché il suo è un messaggio che vuole schiodare dalla comodità, dalla pigrizia, dalla rassegnazione, che prende un po' tutti quando cerchiamo di convivere con il nostro quotidiano che non sempre ci garba e ci piace. Diversi linguaggi in diversi modi per mezzo dei profeti, dei tempi antichi. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Un linguaggio alto, un linguaggio rivelatore del mistero, un linguaggio che ci costringe a seguire l'Evangelista Giovanni. Sapete che il quarto Vangelo ha una raffigurazione iconica dell'aquila, l'uccello che vola alto, che disdegna le piccole quote, che respira gli orizzonti, l'aria pulita e le vertigini del cielo. E Giovanni ci conduce proprio nel bel mezzo del mistero della Santa Trinità. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, dice il testo originale. Il Verbo era di fronte a Dio, di fronte al Padre, e il Verbo era Dio. C'è un nesso tra il messaggio di questa notte e il messaggio di questo giorno, c'è, ma ci vuole tutta la potenza della fede perché quel bimbo di Betlemme possa riportarci verso il mistero del Verbo di Dio fatto uomo, del Figlio che indossa la nostra carne mortale perché si coinvolge pienamente nella nostra storia. E qui cominciano le nostre crisi profonde. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Ecco la tragedia di sempre. Verbo di Dio è il modello che ha ispirato il Padre Creatore perché tutto fosse fatto a immagine sua. Ma questa creazione, questa umanità non si riconosce, non lo riconosce e non si riconosce. Ed è la tragedia della incredulità permanente. Venne fra i suoi e i suoi non l'hanno avuto. Eppure questo venire tra i suoi era stato preparato da profezie, da parole, da promesse che il popolo eletto si era tramandato nel tempo, coltivando un'attesa e una speranza. Ma quando giunge il compimento, ultimamente, ai nostri giorni, come ricordava la lettera di Ebrei nel suo prologo, a quel punto le lingue si sono confuse. I suoi non l'hanno ancora. Ma alcuni lo hanno avuto e a loro ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. E il dramma di sempre, questo rifiuto, questa negazione dell'accoglienza. Forse qualcuno potrebbe dire, ma noi che siamo qui non possiamo accusarci di questo peccato. Noi lo conosciamo, l'abbiamo riconosciuto e lo seguiamo. Non sempre, fratelli miei. Non basta riconoscerlo nelle nostre assemblee liturgiche, nell'ascolto della parola, nella celebrazione dei sacramenti. C'è un riconoscimento che in qualche maniera, mi si passi l'espressione, è più terra terra. Sono tanti che ci rendono presente oggi l'immagine del Figlio di Dio e che pure
vengono da noi trattati non con l'accoglienza ma con il rifiuto. C'è tanta umanità che domanda di essere riconosciuta nella sua somiglianza divina, talvolta piena di peccato, ma dice il Signore: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Chi può dire: io non ho niente da riproverarmi, io sono un puro, io sono un santo, io faccio tutto quello che la legge divina, la legge della Chiesa mi prescrive, che cosa ho da riproverarmi? Ci viene sempre presentata quella pagina terribile del capitolo 25 del Vangelo di Matteo: mi hai incontrato, ti ho chiesto da mangiare e non me ne hai dato. Ti ho incontrato, ti ho chiesto perdono e non me l'hai concesso. Ti ho incontrato, avevo bisogno di aiuto e me l'hai negato. Ma quando mai, Signore? Questo è il dramma del nostro tempo, il dramma di una umanità che non riconosce nella umanità nella quale si specchia il volto di quell'unico Dio alla cui immagine siamo stati tutti formati: cattolici, cristiani, ebrei, musulmani, pagani, buddisti, tutti. Che peccato sarebbe se la diversità di fede e o di religione dovesse significare il misconoscimento, l'annullamento del rapporto filiale che ogni creatura ha con il suo creatore, che conosce a suo modo, in maniera piena, in maniera incompleta, parziale, in maniera offuscata. Ma chiunque sente dentro di sé questo legame profondo che lo lega a colui che lo ha voluto come destinatario del suo progetto d'amore, suo interlocutore privilegiato. E oggi noi come umanità, che conosce la logica e la civiltà dei diritti, che chiede il riconoscimento e il rispetto delle diversità, oggi questa umanità è diventata una umanità sorda, dura, cieca, senza cuore. E il nostro male assiste a questa logica. E noi ci siamo in qualche maniera assuefatti. E il Natale ci vuole risvegliare, mettendoci in croce. Questo mare che guardiamo forse con troppa indifferenza, che non ci dà più quei messaggi di luce, di pace, di fraternità, di incontro, di dialogo, di benessere. Questo mare nel quale operano i nostri pescatori, per il quale investono i nostri armatori, questo mare che tante vittime ha fatto anche nella nostra marineria, è un debito che tutti abbiamo verso coloro che hanno perso la vita, o perché in momenti di sciagure, di disgrazie, sono stati vittime del loro lavoro, o perché nella ricerca di una speranza e di una vita dignitosa hanno trovato qui una tomba anziché una via per il loro progresso e la loro pace e il loro benessere. Il nostro non può essere un Natale vero se non apre il nostro cuore e i nostri occhi e non ci riconcilia con la realtà che sta attorno a noi. Non possiamo disconoscere il problema. Nessuno può dire: non mi interessa, io faccio altro. Nessuno può dire: questo dipende dalla politica nazionale, regionale, locale. Nessuno può dire: altri hanno la responsabilità, io non c'entro. Chi si volta da un altro lato è come il sacerdote e il levita che sulla strada da Gerusalemme a Gerico, avendo visto un malcapitato che era stato lasciato mezzo morto dai briganti, dice: io ho altro da fare, non mi interessa, qualcuno arriverà dopo di me e mi presterà soccorso. Che umanità è mai questa? Che celebrazione del Natale è la nostra se non sentiamo questo vincolo che ha riannodato il
Signore Gesù, vestendosi della nostra carne mortale e riconciliandola a quel creatore al quale l'uomo con il peccato aveva voltato le spalle. Ecco, il Natale è la costruzione di questo ponte nuovo che consente la ripresa del dialogo